La qualità della vita e il benessere del nostro organismo dipendono in gran parte da ciò che si mangia. Agli interrogativi sulla buona e cattiva alimentazione e gli stili ad essa connessi, ha risposto il convegno tenutosi a Scheggino nel quadro degli eventi di Panorama d'Italia e la salute nel piatto. Buon senso, non ci sono miracoli, è il monito del direttore di Focus Jacopo Loredan, che ha introdotto in veste di moderatore gli interventi della dottoressa Carla Lertola, medico specialista in scienze dell'alimentazione, Barbara Galliani, responsabile del Dipartimento di Comunicazione EFSA, Enzo Spisni, docente di fisiologia della nutrizione all'Università degli Studi di Bologna e della dietista Valentina Boli. Siamo in compagnia di Ernesto Miraggio, assessore al comune di Scheggino, al quale mi rivolgo per chiedergli di questa manifestazione. Buongiorno a tutti, questa manifestazione Panorami d'Italia in collaborazione con Focus è una manifestazione che ha toccato vari comuni dell'Umbria, come ben sapete tutti, martoriata dal sisma, che comunque tende a rilanciare il turismo e le visite, risollevare le sorti della nostra bellissima Umbria. Abbiamo toccato Montefalco, Norcia, Spoleto e oggi anche Scheggino. Come può essere rilanciata l'area di Scheggino e della Valnerina? Allora, l'area di Scheggino è un'area che da sempre è vocata al turismo. Abbiamo tantissimi ristoranti, tantissime attività ricettive e poi un'area, dei posti architettonici e naturalistici stupendi. C'è l'attivo park, il rafting, tutto ciò che serve a un turista per poter trascorrere delle giornate piacevoli e rilassanti. Possiamo migliorare il tutto pubblicizzando sempre di più la nostra Valnerina, che non tutti conoscono, o meglio, l'hanno conosciuta per i tragici eventi, ma dovranno conoscerla anche per i prodotti tipici, per il tartufo, i formaggi, il vino, tutto ciò che viene prodotto nelle nostre zone e che sono prodotti d'eccellenza. Come comune cerchiamo di spingere il nostro territorio, di sponsorizzarlo, di pubblicizzarlo, facciamo del nostro meglio, i risultati ci sono, l'estate scorsa abbiamo avuto tantissime presenze e speriamo di riconfermarle anche nella prossima estate.